Benvenuti, ricominciamo Sirene 2020 dopo una piccola pausa di tre giorni. Iniziamo la grande con Monica Mazzolini e un intervento sulla fotografia e la percezione visiva, una roba simile. Me lo sono studiato prima, ma me lo sono già dimenticato, non è un problema, va bene così. Questa sera faccio un leggero intervento, poi faccio lo sparring partner, una cosa veloce, 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 perché stasera condurranno Libero e Irene e io sono molto contento di questa cosa. Nel frattempo si saluta Gianluca, che è già presente sul pezzo, eccetera, quindi io mi declino leggermente verso i miei ambienti e buona serata a tutti. Ciao, buonasera, benvenuta Monica. Ciao. Ciao Grazie. Libero, grazie mio partner. Monica in molti la conoscerete, è un volto noto del mondo della fotografia, della cultura fotografica. È una docente di storia dell'arte e storia della fotografia, tiene costantemente conferenze riguardo appunto fotografia e arte. Scrive testi critici per mostre, riviste, scrive per riviste specializzate, ha all'attivo due libri personali. Uno del 2016, Matite colorate, e uno che è nato quest'anno, che è uno scienziato al museo, che leggerò presto, che è arrivato, grazie. Grazie a te. Almeno Curatore. ancora. Faccio io questa volta, questa è una cosa gestita in via privata. Vabbè, io sai che intanto mando via messaggi. Scusate. Monica è curatrice di manifestazioni a livello nazionale e internazionale, è coordinatrice anche di un progetto di storia della fotografia per il Dipartimento di Cultura FIAF, Agora di Calt. È una lettrice portfolio, scrive per riviste specializzate, Kaleidos, Riflessioni, Photoit, lo conosciamo bene anche per questo, e ha una cultura un po' particolare, nel senso che lei è laureata in biologia con un dottorato in neurobiologia, con particolare riferimento proprio alla visione. Ma dopo gli studi decide di dedicarsi completamente all'arte e alla fotografia. Questa sera, infatti, la discussione verterà sulle alterazioni della percezione visiva, quindi come i disturbi legati proprio all'organo della vista, che poi è fondamentale per un fotografo, possono influenzare la produzione artistica proprio del fotografo, quindi miopia, addirittura la cecità. Dopo questo piccolo excursus, io direi che vi ho già detto troppo, lascerei la parola a Monica, e vi auguro buona visione e buon ascolto. Innanzitutto grazie, grazie Irene, grazie Libero, grazie Mauro, il presidente l'ha lasciato per ultimo appositamente. Quindi ringrazio il gruppo Fotoamatori Sospesi per l'invito e per la bella manifestazione che è in essere. Quindi insomma ringrazio tutti voi, ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto e che ascolteranno questa sera. Adesso condivido, se ci riesco, spero di farcela, il monitor, così partiamo subito con la presentazione. Datemi un secondo di tempo e siamo qua. Spero che appunto si veda bene lo schermo e quindi appunto questo è il titolo, come si diceva prima, la fotografia e le alterazioni della percezione visiva. Quando pensiamo alla visione, dobbiamo considerare che la visione è duplice, ossia c'è una componente ottica e una componente che invece è percettiva. In queste due componenti, partecipano due organi, che sono due organi fondamentali, e che sono, gli occhi e il cervello. Quindi, abbiamo una prima parte della visione, che è quella proprio che è dovuta all'organo della vista, e quindi gli occhi nello specifico, e una seconda, invece parte, che fa sempre parte però della visione, e che è attribuita al cervello. Questi due organi interagiscono in maniera molto complicata e quindi noi possiamo, se non abbiamo alterazioni,
possiamo vedere il mondo che ci circonda. Nel momento in cui subentrano delle alterazioni o dei difetti che possono essere più o meno gravi, ecco che la nostra vista di ciò che ci circonda ha dei deficit che possono essere più o meno gravi. Non entro nei dettagli di questo schema e di questa appunto complessa struttura, ma quello che appunto dico e che è molto importante, ed è molto importante anche per questa sera, è proprio questa duplice componente dell'occhio e del cervello. Nel momento in cui, appunto, come dicevo, ci sono delle alterazioni, le alterazioni possono essere di varia natura. Si possono avere dei deficit che sono dei deficit blandi, che possono essere corretti facilmente con degli strumenti ottici e degli strumenti correttivi, come per esempio gli occhiali, ma si può arrivare a condizioni addirittura di cecità. E allora la condizione appunto di cecità può essere il risultato di effetti che per esempio non solo sono causati dall'occhio, ma possono essere per esempio causati anche da problematiche collegate proprio a quella porzione del cervello che interagisce con l'occhio. Parlando di alterazioni visive, non si può non menzionare uno dei padri della fotografia, Joseph Nicéphore Niépce. E perché parto proprio da lui? Beh, parto da lui perché è stato, come vi dicevo, uno dei padri della fotografia, è stato uno dei pionieri, ma è interessante, forse curioso, il fatto che la fotografia nasca proprio da una persona, un personaggio che aveva un deficit visivo. In particolare Niépce ha sofferto di miopia, miopia che lo porterà addirittura ad essere esonerato dal servizio militare. Nicéphore Niépce, da giovane, quando inizia appunto la sua carriera, la sua è una carriera di tipo militare e lui infatti era tenente dell'Armata Rivoluzionaria Francese e lo è stato dal 1792 al 1794. Dopodiché i medici di questa armata gli diagnosticano una forte miopia. La miopia che cos'è? Lo sappiamo tutti quanti. Si vede sfocato da lontano. Delle lenti correttive poi permettono di aggiustare questo difetto e quindi si vede correttamente. Ma appunto all'epoca Niépce, quello che viene scritto in questo, che è uno dei documenti che si trovano, appunto è scritto che Niépce aveva questa miopia così forte che non vedeva assolutamente nulla di ciò che era abbastanza lontano da lui e per questa ragione è stato riformato. Ci sono tutta una serie di ricorsi che Niépce farà, ma nulla varrà e quindi lui verrà comunque, vi dicevo, riformato. Al seguito di questo cambio di vita che lui subisce e quindi passerà dalla carriera militare alla carriera civile, inizierà a studiare arte, inizierà a studiare l'incisione, si dedicherà però anche alla chimica e alla fisica. Questo perché nei suoi tentativi di appunto creare delle incisioni, ad un certo punto lui pensa che sia necessario avere uno strumento più efficace, più riproducibile, più veloce per poter continuare nel suo lavoro di incisore. E da qua incominciano tutti i suoi studi di chimica e fisica che poi lo porteranno alla prima fotografia che noi tutti quanti conosciamo nella storia e che è appunto la prima fotografia che è fissata e che rimarrà permanente nel tempo.
tutti quanti conosciamo questa fotografia di questa veduta dalla finestra, che è datata 1826, ma i suoi studi incominciano molto prima, già nel 1816, in una lettera al fratello Claude, lui comunque sostiene di aver incominciato ad avere dei risultati importanti proprio con questo strumento ottico, che parte appunto come camera obscura, che ha una storia molto molto più antica, non torno indietro perché ci vorrebbe un incontro soltanto per parlare di questo, ma appunto partendo da questo strumento, apportando delle modifiche e apportando poi delle modifiche a quello che sarà il supporto sensibilizzato dalla luce, ecco appunto che otteniamo quella che lui chiamerà eliografia, ossia la scrittura con il sole. Quindi la fotografia appunto nasce da in qualche modo un difetto visivo, e questo è in qualche modo interessante. Bene, parlando di miopia, faccio un salto un po' nel tempo, ma rimango sempre a parlare di un autore che è un autore molto importante per la storia della fotografia. Si tratta di Larry Burroughs, che è un fotoreporter inglese, il quale era inviato da parte di Life, una rivista importantissima, in Vietnam, proprio durante la guerra del Vietnam. Larry Burroughs morirà nel 1971 in Laos, proprio durante il suo lavoro. Si trovava su un elicottero, l'elicottero militare viene abbattuto e quindi così il fotoreporter terminerà la sua carriera. Anche Larry Burroughs, come Nietzsche Fornietsch, era miope, e qui potete proprio vederlo in una fotografia, indossa un paio di occhiali. La sua miopia era molto forte, tanto che anche lui, che voleva intraprendere una carriera militare, sarà riformato, ma comunque continuerà nel mondo comunque dei militari, se vogliamo, andando a fare il fotoreporter. Giusto per inciso, visto che ho menzionato Life, ricordo che proprio qualche giorno fa, il 23 novembre, era il compleanno di Life, perché appunto il primo numero di Life uscirà proprio il 23 novembre del 1936, e questa rivista è una rivista importantissima proprio perché combina le parole con le immagini, e quindi proprio la missione di Life era quella di raccontare e documentare tutto ciò che accadeva nel mondo proprio attraverso questa combinazione, dando una rilevanza fondamentale a quelle che sono le fotografie, le immagini. Che genere di fotografie ci propone questo autore? Appunto, grazie comunque alle lenti correttive, nelle sue fotografie non vediamo alcun segno di deficit funzionale, però le fotografie che lui ci propone sono delle immagini che sono delle immagini iconiche, ossia delle immagini che sono veramente rappresentative del momento e che sono anche passate alla storia. Tante le sue copertine appunto su Life, lavorava in bianco e nero e lavorava a colori, e molte, moltissime le sue fotografie in bianco e nero, tutte che rappresentano delle scene durante questa atroce guerra. E quindi vediamo proprio, scorrendone alcune, quelle che sono le immagini. Attraverso queste fotografie l'autore ci fa immergere in questo mondo. E comunque queste riprese così, così ravvicinate e così da vicino proprio ci buttano anche a noi all'interno della scena, ed è per questo che sono così potenti. Se voi guardate questa, sembra quasi che anche noi che la stiamo guardando stiamo scendendo da questo elicottero, o comunque da questa sì, probabilmente un elicottero questo, appunto stiamo anche noi scendendo da questo elicottero e stiamo percorrendo la strada di questi militari. Questa è proprio l'efficacia di queste immagini.
e poi riusciamo a comprendere tutta quella che è l'atrocità, il dramma di questi ragazzi che vivono questa situazione. Ripeto, sono immagini veramente forti, delle fotografie veramente potenti, che con pochi dettagli come questo riescono a descriverci tutta quella che è l'atrocità di questo momento e tutto quello che è il dolore. Quindi, appunto, un autore, un fotografo che, pur essendo affetto da un deficit, seppur molto comune, appunto, da un deficit oculare, nel suo lavoro questo non ha alcun tipo di ripercussione. Cambiando genere e rifacendo un salto nel passato, Maxime Ducamp. Maxime Ducamp è stato un autore molto, molto importante per la storia della fotografia e per quello che la fotografia ha anche rappresentato. La fotografia come documento. Infatti Maxime Ducamp è stato ha lavorato su commissione per il governo e per l'università, e appunto le sue fotografie hanno come tema il tema del viaggio, il tema del documento, il paesaggio, l'archeologia, l'antichità. Ma qual è la patologia che appunto di cui soffre Maxime Ducamp? Maxime Ducamp, non ci sono dei documenti medici che attestano la sua, diciamo, il suo deficit, ma è lui stesso che in alcune lettere ad amici come Gustave Legré piuttosto che Flaubert, appunto, è lui stesso che dice di avere come degli annebbiamenti, cioè non vede in maniera nitida. Ripeto, non è mai stato documentato il tipo di patologia che lui avesse, ma quello che noi sappiamo è proprio questo. Maxime Ducamp, come molti autori dell'epoca, incomincia con la pittura e con il disegno e poi si sposta sulla fotografia. E ho messo qua una frase che ritengo emblematica proprio per capire perché è nata la fotografia. Maxime Ducamp scrive: «Nei miei viaggi precedenti avevo notato che perdevo tempo prezioso a disegnare i monumenti e i panorami di cui volevo serbare il ricordo. Disegnavo lentamente e in modo poco corretto. Inoltre, le note che prendevo per descrivere un edificio o un paesaggio, quando le rileggevo a distanza di tempo, mi sembravano confuse. Avevo capito di avere bisogno di uno strumento di precisione per tornare con immagini che mi avrebbero permesso ricostruzioni esatte. Volli mettermi in grado di raccogliere la maggior copia possibile di documenti. Entrai dunque da un fotografo a far l'apprendista e mi misi a manipolare prodotti chimici». Ecco, questa frase già racchiude molti significati, appunto il perché è nata la fotografia e il perché questi artisti hanno sentito l'esigenza di abbandonare la pittura o il disegno o l'incisione e di utilizzare uno strumento differente. Poi c'è anche una cosa interessante comunque che lui dice. Dice che non riusciva, no? Disegnava lentamente in modo poco corretto. Molto probabilmente questo suo problema, questa sua incapacità di vedere in maniera nitida, forse gli creava dei problemi con il disegno, cosa che invece non gli ha poi creato o che comunque gli ha permesso di superare lo strumento fotografico, lo strumento ottico. Le fotografie di Maxime Ducamp, come vi dicevo, sono fotografie di paesaggio, soprattutto dell'Egitto o dei paesi orientali. Questa è una delle sue fotografie più famose. E dovete tenere conto anche di una cosa importante. Agli inizi della fotografia non era molto facile fotografare, gli strumenti erano ingombranti, i materiali erano comunque difficili da manipolare. Maxime Ducamp si ritroverà nel deserto con le lastre di vetro, il collodio umido, macchine di grandi dimensioni, quindi potete anche pensare quello che era la difficoltà di questi
fotografi nel riportare a casa dei buoni documenti, però effettivamente questo è stato un lavoro molto importante perché soprattutto all'epoca ha permesso alla comunità di vedere luoghi che altrimenti sarebbe stato impossibile vedere, perché soltanto pochi avrebbero potuto comunque visitarli. Tenete conto dei viaggi costosi e delle difficoltà proprio del viaggio all'epoca. Quindi sicuramente queste fotografie hanno una valenza e un significato importantissimo. Qua ancora un'altra fotografia che poi qua mette proprio a confronto l'uomo, l'animale con queste piramidi, e quindi possiamo anche comprendere la maestosità di queste architetture. Ancora un palazzo, ecco, quindi proprio questo è il genere fotografico di Maxime Ducamp, che, come potete vedere, grazie allo strumento fotografico, supera quelli che sono i suoi problemi alla vista. C'è poi una fotografa che invece vi volevo menzionare, che per scherno viene tacciata di non essere capace di fotografare, e viene anche detto da coloro che poi erano un po' i maligni della situazione, che lei sbagliava la messa a fuoco perché necessitava di lenti correttive. Questa è proprio la frase che le viene detta. Ma in realtà Julia Margaret Cameron, che era un'autodidatta ed una fotografa molto valida, apposta non ricercava il fuoco, perché lei, a differenza dei suoi colleghi, non voleva una fotografia che fosse documento, ma cercava una fotografia che si avvicinasse di più a quello che era il pensiero della pittura. Infatti lei faceva parte di questo movimento che si chiama proprio pittorialismo. Quindi lei sostiene e appunto scrive anche che nel momento in cui lei metteva a fuoco il soggetto che voleva rappresentare, trovato il fuoco si spostava leggermente proprio per ricercare quel lieve fuorifuoco che avrebbe dato questa atmosfera più pittorica. Lei appunto sostiene di voler assicurare alla fotografia il carattere e gli usi delle arti maggiori, combinando ideale e reale, senza sacrificare nulla di vero, rimanendo il più possibile devoti alla poesia e alla bellezza. Questo è un ritratto che lei fa, uno dei primi, ma appunto altri ritratti importanti, ne ho inseriti qua un paio, hanno uno stampo veramente simbolista. Guardate infatti come questa bambina, alla quale sono state così aggiunte le ali, sembri un angioletto, e l'altra ragazza sembri invece una Madonna. Quindi questo fuorifuoco e questa aggiunta di elementi simbolici rendono questo tipo di fotografia non una fotografia di documento, ma, ripeto, una fotografia invece che ricerca altri significati. Ma appunto, anche se lei viene accusata di vedere male e di appunto non essere in grado di mettere fuori fuoco, ripeto, Julia Margaret Cameron in realtà ci vedeva benissimo ed utilizzava tutta una serie di escamotage, anche perché aggiungeva delle garze, appunto andava alla ricerca del fuori fuoco, e quindi questo è molto importante. E mi piaceva metterlo a confronto rispetto agli altri autori. Ma i difetti che abbiamo visto di Maxime Ducamp, di Nietzsche Forni-Epsch, sono dei difetti che sono causati da malformazioni o da alterazioni di una parte dell'occhio che ha a che fare con il cristallino e quindi con le lenti dell'occhio. Ma l'occhio è un organo estremamente complesso e c'è una porzione appunto di tessuto importantissima, che è la retina, che è quella che poi, insieme a tutto il resto,
permette la visione. La retina è un tessuto molto complesso fatto da 7 strati con tantissime cellule diverse, all'interno della quale ci sono i coni e i bastoncelli, che sono 2 tipi di cellule specializzate che ci permettono di vedere durante il giorno piuttosto che durante le ore notturne e ci permettono di vedere i colori. Nella fattispecie, appunto, i colori e la luce del giorno possiamo vederla grazie ai coni, e invece vediamo durante le ore notturne, quindi con la luce che viene definita scotopica, attraverso i bastoncelli. Non entro assolutamente nei dettagli, ma questo per dire che nel momento in cui il problema, il deficit colpisce la retina, ecco che le alterazioni visive sono di altro genere. Talvolta sono delle alterazioni che portano a delle problematiche blande, in altri casi invece possono addirittura portare alla cecità. E allora vediamo qualche esempio di fotografo che appunto ha delle problematiche collegate alla retina. Uno di questi è Donald McCullin, il quale è un daltonico. E le persone che soffrono di daltonismo hanno una alterazione in quelle cellule che appunto permettono la visione dei colori, tanto che i daltonici, lo sappiamo, hanno difficoltà a riconoscere il verde e il rosso, ma vedono, in base alla gravità del daltonismo, vedono una gradazione di grigi, gialli, marroncini, quindi una visione dei colori completamente alterata. Donald McCullin è un fotografo, fotoreporter britannico, noto per i suoi reportage di guerra e per le immagini sui conflitti urbani. E è un fotografo che fotograferà sempre in bianco e nero, forse questo anche proprio per supplire al fatto che lui non vede bene i colori. Quindi diciamo che si può dare, andando a fare una lettura di tipo oftalmologico della storia dell'arte in generale, quindi di pittura e di fotografia, si può dare non una lettura dell'immagine che è una lettura alternativa e sostitutiva, assolutamente no, ma è un tipo di lettura che va a sommarsi e a dare delle informazioni aggiuntive a quelle che sono le immagini e la lettura che noi possiamo fare delle immagini, ripeto, che siano di pittura o di fotografia. Noi questa sera vediamo e parliamo solo dei fotografi, ma altrettanto vale per la pittura. Famosissime, qua ho messo 3 o 4 immagini famosissime di appunto di questo autore, che appunto sono fotografie che hanno fatto la storia e che ci permettono di comprendere anche il significato di certe azioni dell'uomo. Qua abbiamo un marine che è completamente scioccato, un marine che sta vivendo la guerra del Vietnam, e qui possiamo dagli occhi, dalle mani, capire veramente quello che è il dramma che questi ragazzi stavano vivendo. Altre immagini sono per esempio questo padre con questa bambina dopo un bombardamento, no? L'immagine in bianco e nero ci mostra la drammaticità della situazione, e però in qualche modo ci toglie dal vedere il rosso del sangue, che comunque è un elemento certamente aggiuntivo e che può suscitare in chi guarda anche delle sensazioni ulteriori, non dico diverse, dico ulteriori, aggiuntive. Piuttosto che i bambini del Biafra con questo bambino appunto albino, e ancora invece la guerra civile in Irlanda che tutti quanti noi conosciamo. Appunto tutte immagini iconiche, tutte immagini che hanno fatto la storia del fotogiornalismo, e appunto ottenute da una persona che in qualche modo, non vedendo i colori,
era già supportato e aiutato a vedere in bianco e nero, no? Si dice spesso anche tra noi fotoamatori che quando si può fotografare a colori o in bianco e nero, che quando si fotografa in bianco e nero uno deve già un po' immaginarsi la scena e il punto il ciò che vuole fotografare in bianco e nero. Ecco qua molto probabilmente Donald McCullin è stato supportato in questo. Poi appunto tante le riviste nelle quali ha pubblicato le sue fotografie e poi anche appunto la denuncia di quello che era il razzismo. Quindi un autore che ha fotografato tutto quello che nel momento in cui appunto lui era un fotoreporter attivo, tutto quello che accadeva nel mondo dal punto di vista politico e sociale. Quindi un autore veramente di grande rilievo. Diverso come genere è invece Jean-Luc Siff, un altro autore, anche lui daltonico, un altro autore che utilizzerà il bianco e nero nella sua carriera fotografica. Partirà, lui è un francese, partirà come reporter negli anni 70 e poi si dedicherà invece alle foto di moda, alle foto di nudo, alle foto di paesaggi. Molti anche i suoi autoritratti, che come potete vedere in questa prima schermata, sono comunque degli autoritratti anche ironici. Perché appunto possiamo vedere tutte le varie facce, i diversi atteggiamenti che lui ci propone in questa sequenza. E poi certamente degli autoritratti che sono anche concettuali, se andiamo a leggere l'immagine che sto proponendo in questa slide. Appunto un ritratto che ci viene proposto con una fotografia all'interno di una fotografia, quindi quasi un rafforzamento di questa di questo volersi autoritrarre. Ma una delle passioni di Jean-Luc Siff è stato anche la danza, il balletto, e lui ha fotografato molte ballerine, soprattutto appunto ballerine di danza classica, e qua ne vediamo qualche esempio. Un esempio è questo e un altro esempio è quello sulla sinistra, che io qua metto a confronto con un dipinto di Edouard Degas. Perché introduco Edouard Degas? Perché è stato un pittore che faceva parte dell'impressionismo che ha modificato nel corso della sua carriera gli strumenti utilizzati per creare arte, proprio perché anche Edouard Degas ha avuto delle problematiche visive, delle problematiche oculari. Non è chiaro, perché non ci sono dei documenti medici che decretano e specificano il tipo di patologia che Degas aveva, ma in una serie di lettere che lui scrive ad amici e conoscenti dice che già all'età di 30 anni incominciava ad avere delle problematiche. Aveva fotofobia e quindi aveva una ridotta acuità visiva, ossia una ridotta capacità visiva, non vedeva bene quelli che erano i dettagli fini e oltre a questo comunque soffriva di miopia, quindi da lontano non riusciva a vedere molto bene, e in aggiunta, come se questo già non bastasse, aveva anche quello che si chiama scotoma. Lo scotoma è una si viene a creare una macchia nera, una macchia scura nel campo visivo, e quindi chi soffre di scotoma, che può essere una, per esempio, anche a seguito dell'emicrania, chi soffre di scotoma non vede nel momento dell'attacco, non vede una porzione del campo visivo. E allora tutti questi elementi che io vi ho appena menzionato in qualche modo possono essere ritrovati nelle opere di Degas,
che certamente seguendo l'impressionismo aveva e seguiva un certo tipo di poetica, ma che poi viene comunque forse anche rafforzata da questa sua patologia. Al di là della mancanza dei dettagli, del tipo di tratto che, ripeto, essere tipico dell'impressionismo, guardate una cosa, e ci si fa caso soltanto nel momento in cui si sa che lui non riusciva ad avere una visuale completa del campo visivo. Sempre nelle sue opere ci sono degli spazi che sono completamente vuoti. Guardate queste ballerine, ma guardate ancora queste altre, di nuovo tante persone, tante ballerine che circondano uno spazio vuoto. E ancora in questo caso, sulla destra. Quindi molto probabilmente questo è dovuto al fatto che lui, dipingendo in quella porzione del campo visivo, non riusciva a vedere, per cui non dipingeva niente. Abbiamo detto anche che lui soffriva di fotofobia, quindi la luce gli dava fastidio, e questa può essere una delle ragioni per le quali, a differenza degli impressionisti che amavano lavorare en plein air, tutti quanti conosciamo questa caratteristica dell'impressionismo, Edouard Degas preferiva e prediligeva lavorare in ambienti chiusi, e questa può essere proprio una delle ragioni, proprio per il suo fastidio nei confronti della luce. Queste sono un paio di immagini, le uniche che sono note, in cui l'autore porta gli occhiali, e in basso vedete anche due esempi di occhiali che lui portava, appunto molto scuri, proprio per quasi degli occhiali da sole, e proprio per riuscire a non essere accecato dalla luce. Degas è stato pittore, fotografo e anche scultore. Ad un certo punto della sua vita non riuscirà più a vedere, e quindi abbandonerà pittura e fotografia e si dedicherà soltanto alla scultura. Molte sono le sculture note di questo artista. Ma vi dicevo, anche fotografo. Lui utilizzerà la fotografia come taccuino per gli appunti e appunto molto probabilmente anche per aiutare la sua poca capacità di vedere con i dettagli. E allora ecco alcune delle sue fotografie. Un grande fotografo, e fotografie che poi lui utilizza per dipingere. E quindi qua vediamo esattamente la stessa modella e la stessa posizione proposta nelle due versioni, fotografia e pittura. Questi sono delle fotografie preparatorie di ballerine per poi dipingere queste quattro ballerine in blu. Se voi guardate le posizioni delle spalle delle ballerine, vi accorgete che appunto è uno studio preparatorio quello che lui utilizza e che usa con la fotografia. Ritornando invece a Jean-Loup Siff, che quindi in qualche modo anche si ispira a Degas per alcune delle sue fotografie, in questo caso invece l'omaggio è a Seurat, un altro autore importante che è stato il padre fondatore di quello che si chiama puntinismo, e qua in questa fotografia di nudo, un nudo però molto elegante, un nudo che non è assolutamente volgare, ritroviamo appunto questa modella che è proprio alla stessa posizione di questa modella nel quadro di Seurat. Quindi un omaggio appunto a quest'altro pittore francese molto importante. Quindi un Jean-Loup Siff, certo fotografo, molto attento alla fotografia, ma anche molto attento e studioso della pittura. Jean-Loup Siff, che come vi dicevo è un grande fotografo di nudo, e quindi qua vediamo un paio di esempi che ci mostrano
il come lui fotografava questi soggetti, la ricerca, l'eleganza, l'attenzione ai dettagli, l'attenzione anche alle geometrie, l'andare a ricercare come nella fotografia di sinistra una immagine all'interno di un'immagine, perché ritroviamo anche appunto dei quadri che ci mostrano delle altre donne che sono sempre appunto nude, come la modella che lui fotografa. Quindi grande attenzione a questi elementi. Appunto un Jean-Luc Siff che non vede bene i colori, ma che vede assolutamente bene e riesce ad immaginarsi molto bene una scena in bianco e nero. Queste sono fotografie di moda molto particolari, con un taglio appunto molto particolare, quasi qua l'abito passa quasi in secondo piano, pur essendo l'elemento principale, perché ciò che cattura l'attenzione è proprio l'inquadratura, il taglio, tutto ciò che è a contorno dell'abito, però rendendo queste modelle così eleganti, così come dire, quasi eteree, e quindi veramente Jean-Luc Siff con le sue fotografie di moda ci mette in evidenza quella che è l'eleganza e la bellezza femminile. Ma anche fotografie di paesaggio, dove va alla ricerca delle ombre, va alla ricerca dei contrasti molto forti tra le linee della strada e tutto ciò che invece sta intorno. Quindi appunto una ricerca della geometria, una ricerca del contrasto di colore molto forte. E qua appunto ancora qualche esempio per accentuare e per evidenziare questo elemento importante di Jean-Luc Siff. Ma l'alterazione della visione ai colori può andare ben oltre quello che è il daltonismo. Si può arrivare anche ad una completa cecità dei colori, e si ha la completa cecità dei colori quando si è affetti di acromatopsia. L'acromatopsia è appunto definita cecità ai colori. Può essere più o meno grave e può portare quindi ad una alterazione e quindi ad una cattiva visione dei colori, fino a non vederli completamente, vedere assolutamente e solo in bianco e nero. Questa patologia è stata studiata da molti scienziati, da molti studiosi, ma anche da un neurobiologo che si chiama Oliver Sacks, il quale, oltre ad essere un neurobiologo, è anche uno scrittore, e quindi ha scritto moltissimi libri nei quali descrive poi tutte le patologie che lui incontra. Parla della cromatopsia in questo suo romanzo, che ha il titolo di L'isola dei senza colore. Romanzo che viene ripreso ai nostri, insomma, in questi anni da Sanna De Wild, la quale proprio studia e ci propone un progetto che si intitola proprio The Island of the Color Blind, che è appunto l'isola dei senza colore. In questo progetto, che cosa fa? Sanna De Wild si reca in Micronesia, a Pangelap, proprio dove era stato anche Oliver Sacks, e qua incontrerà le persone che abitano quest'isola. Queste persone affette da questa acromatopsia, che è fra l'altro una malattia ereditaria, sono tutti quanti incapaci di vedere i colori. E allora Sanna De Wild, io l'ho inserita per questa ragione, lei ci vede benissimo, però quello che è importante è lo studio che lei ha fatto in relazione a questa alterazione visiva. E allora ci propone delle fotografie a infrarosso, delle fotografie in bianco e nero di tipo classico, piuttosto che delle fotografie in bianco e nero sulle quali poi lei
aggiunge i colori. E questo lo fa perché? Proprio per andare a studiare la visione, per andare a studiare come l'uomo può vedere a colori o in bianco e nero. Le persone che sono affette da acromatopsia hanno delle caratteristiche particolari. Questi sono dei ritratti che Sana the Wild fa agli abitanti di questo di Pangelap. Sono sensibili alla luce, hanno una riduzione della capacità visiva, appunto non vedono assolutamente i colori e non sono in grado di distinguerli. Tutto nasce perché nel XVIII secolo ci fu una catastrofe su quest'isola, per cui la maggior parte delle persone che abitava l'isola morirà. Rimarrà soltanto qualcuno, rimarrà questo re che aveva questo difetto genetico e quindi tutte le generazioni successive si portano dietro per eredità questa patologia. Appunto, se noi guardiamo questi ritratti, soprattutto i due in basso, e andiamo a osservare gli occhi, possiamo vedere come questi occhi siano degli occhi che sono chiaramente degli occhi malati, degli occhi con delle alterazioni. Ma oltre a questi ritratti, Sana the Wild ci propone fotografia infrarosso come questa. Appunto, fotografia infrarosso che altera quelli che sono i colori naturali e ci propone quindi dei colori che sono artefatti, dei colori che rendono le fotografie surreali, perché diventa un'altra realtà, diventano sognanti, quindi ci mostrano un mondo diverso. Quindi Sana the Wild cerca di immedesimarsi nella visione o in una visione alterata come quella che possono avere gli abitanti di quest'isola. Questo bianco delle foglie degli alberi è proprio tipico delle fotografie a infrarosso. Qua appunto ancora qualche fotografia sempre ad infrarosso di queste isole che diventano proprio delle fotografie anche molto poetiche, che pur rimanendo nel soggetto reale lo trasformano veramente e lo fanno diventare un qualche cosa d'altro, un qualche cosa di fiabesco, un qualche cosa di poetico. Qua appunto ancora un'altra, no? Vedete come questi colori sono alterati. E poi invece, come vi dicevo, fotografie in bianco e nero che vengono dipinte. Le fotografie dipinte risalgono già agli albori della fotografia, quando la fotografia era ancora senza colore e appunto i fotografi lo apportavano per renderle più vicine alla realtà. Questa è una fotografia che rappresenta un fuoco, perché gli abitanti di quest'isola danno fuoco a quella che è comunque la spazzatura, e qui appunto viene rappresentato il fuoco, la cenere e questo bagliore che indica di nuovo una fiamma, ma anche il come la luce può accecare queste persone che, vi dicevo, sono molto sensibili alla luce. Un altro lavoro importante di Sana the Wild, che si occupa proprio di queste alterazioni, è questo bianco come la neve, ossia lei va a fotografare gli albini, che sono di nuovo persone che hanno delle alterazioni genetiche, per cui hanno una mancata pigmentazione che può essere dei capelli, della pelle, ma principalmente quelli che hanno un tipo di albinismo meno grave, degli occhi. Gli occhi hanno un certo tipo di pigmentazione che è proprio importante per proteggere anche l'occhio dalla luce, e le persone albine mancano di questa pigmentazione e quindi sono, secondo la biologia, ma anche secondo Sana the Wild, delle persone fragili, delle persone delicate. E allora ecco che lei ci propone questa delicatezza e questa fragilità
attraverso queste fotografie. Quindi appunto un'artista molto interessante che non è affetta lei stessa da patologie, ma che indaga quelle che sono le patologie oculari e ce lo propone in maniera anche molto artistica. Un altro difetto o alterazione visiva è data dal glaucoma. Il glaucoma, che a stadi differenti, è comunque una malattia cronica che è degenerativa e può portare fino alla cecità, o comunque intanto si parte da quella che è una ipovisione. Matthew Brady, che è un pioniere della fotografia, qua rifacciamo un salto indietro nella storia, Matthew Brady è stato uno dei primi reportagisti e ha documentato la guerra civile americana. Matthew Brady è stato molto importante perché ha aperto addirittura due studi fotografici, una a New York e una a Washington, seguendo un po' quello che stava succedendo a Parigi all'epoca. Non ci dimentichiamo Nadar, per esempio, o Cariat, due autori importantissimi per quanto riguarda il ritratto. E quindi lui apre questo studio e questi studi e incomincia con i ritratti. E poi nel frattempo si rende anche conto che era molto importante documentare la guerra civile americana che era in essere in questo momento. Per cui Matthew Brady, che è notissimo per fotografie come questa, le fotografie di Abraham Lincoln, che poi saranno proprio anche riportate sulle banconote, sui francobolli, e quindi partendo proprio da questa immagine di Matthew Brady. Quindi un abile ritrattista e anche un autore che andrà sul campo di battaglia. Ovviamente anche in questo caso non dobbiamo dimenticare che la strumentazione era una strumentazione ingombrante, ancora molto lenta, con dei tempi di un certo tipo, per cui il fotografo che faceva il reporter, fra virgolette, non poteva andare sul campo di battaglia mentre la battaglia era al culmine o in essere, ma poteva stare nelle retrovie e poi accedere al campo di battaglia nel momento in cui tutto quanto era fermo. E questa è un esempio di fotografia fatta da Matthew Brady proprio di un soldato ferito, quindi quando la battaglia è ferma. Matthew Brady aveva nel suo studio tutta una serie di altri fotografi che lo aiutavano, molto probabilmente anche per aiutarlo, visto che lui soffriva di questo glaucoma e quindi non sempre aveva la possibilità di andare a fotografare. Quindi ci sono tutta una serie di fotografie fatte dai suoi collaboratori che poi sono passate comunque per essere le fotografie di Matthew Brady, ma diciamo che molto importante nel suo studio è stato anche O'Sullivan, al quale sono comunque attribuite molte delle fotografie della guerra civile americana. Quindi anche in questo caso il glaucoma di questo autore, che non era poi così grave, in qualche modo ha certamente influenzato la vita dell'autore, ma non ha influenzato quello che era poi la resa della fotografia. Diverso invece è la questione di Gary Alberson. Gary Alberson è un fotografo professionista, tutt'oggi in attività, che soffre di glaucoma e a partire dal 2010 è diventato quasi completamente cieco. E lui dice una frase che è importantissima. Lui dice: uno dei doni della cecità, soprattutto per un fotografo, è il requisito di muoversi molto più lentamente. La composizione di un'immagine richiede molto più tempo ora. Oh, che meraviglioso sacrificio rallentare! Datemi solo 100 yard e 2 settimane. Quindi in qualche modo un insegnamento, ossia l'importanza della lentezza nella fotografia, l'importanza di meditare, l'importanza di studiare quello che è
poi il nostro obiettivo e quello che è il campo visivo e quello che noi vogliamo fotografare. Quindi un grande insegnamento ci arriva da questo fotografo che, nonostante la quasi totale cecità, continua a lavorare e ci propone fotografie di paesaggio che sono molto interessanti. Sono molto interessanti perché lui, per riuscire a fotografare, deve utilizzare gli altri sensi, proprio perché la vista non è più di supporto per la fotografia. Quindi lui, quasi come un sinestetico, e dico quasi perché la sinestesia è quella caratteristica della percezione per cui il personaggio che è sinestetico attiva contemporaneamente e veramente più sensi. Qua diciamo appunto dico sinestesia fra virgolette perché la situazione è un po' diversa, ma comunque quasi come un sinestetico, Gary Alberson utilizza quel poco di vista che ha, ossia quasi niente, ma utilizza l'ascolto e utilizza anche il tatto per riuscire ad ottenere fotografie come questa. E infatti nella maggior parte delle sue immagini è presente l'acqua, sono presenti le foglie, quindi è presente la vegetazione, e nelle diverse stagioni, perché nelle diverse stagioni i suoni, i rumori della natura sono differenti e quindi gli permettono di proporci fotografie come questa. E va alla ricerca di quelle che sono le sensazioni, che poi sono delle sensazioni, appunto, delle sensazioni che richiamano la vista, richiamano l'udito, e quindi sensazioni che assomigliano molto a quelle che ricercavano gli impressionisti. Quindi così io ho questa idea quasi di definire Gary Alberson un po' come un impressionista della fotografia, proprio per questa ragione, ma questa è una definizione che gli do io. Quindi le diverse stagioni, la presenza di acqua, la presenza di vegetazione. Immaginate, no? Se si cammina e si calpesta un prato in primavera piuttosto che in autunno, come è diverso il suono e come ci arriva diversamente. E quindi attraverso il tatto e tutti questi elementi lui riesce a fare delle inquadrature che sono pressoché perfette, oserei dire delle inquadrature sorprendenti. Anche questo, guardate questa lama di luce. Lui comunque, prima di scattare la fotografia, sarà stato sicuramente colpito dai raggi del sole, ne ha percepito il calore e quindi ha compreso quello che era il percorso di questo raggio di luce e quindi poi ha posizionato la macchina fotografica. Non ci dobbiamo dimenticare anche una cosa, lui è diventato quasi completamente cieco, ma prima ci vedeva molto bene e quindi era abile nella fotografia, conosce lo strumento, ma non solo lo strumento, conosce anche quello che è il mondo che lo circonda e quindi sa, conosce i colori, conosce appunto i colori abbinati ai suoni e quindi questo è certamente di aiuto nella sua fotografia e direi fondamentale. Un altro autore che fa un genere completamente diverso di fotografia è Kurt Weston, un altro fotografo professionista che è diventato completamente cieco a seguito dell'AIDS. Una complicazione dovuta all'AIDS lo ha portato a perdere completamente un occhio, lo vedete qua, un occhio bendato, e l'altro occhio praticamente non ha quasi più acuità visiva. Quindi lui ha incominciato un percorso di autoanalisi attraverso l'autoritratto, mediante il quale
lui ricerca quelle che sono le sue paure, le sue emozioni, quello che è il suo viaggio verso l'oscurità infinita. Quindi un percorso di, come dire, concettuale molto importante, ma anche proprio un percorso per riuscire ad accettare quella che è la sua condizione. Sono fotografie molto forti, sono fotografie che hanno un impatto emotivo molto, molto importante, fotografie in bianco e nero con questi neri che sono dei neri molto chiusi, dei neri molto intensi, proprio per donare una maggiore, come dire, drammaticità alla scena che lui propone. E quindi tutti autoritratti in cui viene messo in evidenza e si evidenziano soprattutto gli occhi e quello che succede all'occhio. Quindi anche autoritratti in cui lui abbina il suo volto a quelli che sono dei dispositivi ottici, degli ausili ottici, la macchina fotografica, gli occhiali, la lente di ingrandimento. E poi guardate queste sfocature, questi mossi che creano ancora più perturbante nell'immagine, che la fanno diventare ancora più potente dal punto di vista emotivo. E ancora, no? Chi ha lavorato in camera oscura sicuramente riconoscerà quelle due spirali che sono quelle che servono per caricare i rullini e poi delle lastre fotografiche e tutta una serie di elementi che sono presenti in camera oscura. E poi ci sono anche delle fotografie interessanti che in realtà vengono fatte attraverso questi schiacciamenti su dei vetri, addirittura lui si fa proprio delle scansioni con lo scanner e poi andando ad agire con dei liquidi, con degli acidi, crea queste colature che rendono ancora più drammatica l'immagine. Parlando di cecità, non si può non menzionare un libro molto importante, un libro di Gesualdo Bufalino, che è questo autore, questo romanziere, questo appunto autore che ha scritto molti romanzi, e questo romanzo che si intitola Tommaso e il fotografo cieco. Tommaso è un ex giornalista che andrà a vivere in uno scantinato decidendo di cambiare vita, e qua incontrerà tutta una serie di personaggi e quindi qua poi si sviluppa il romanzo. Tra i vari personaggi che Tommaso incontra c'è anche Tiresia, il fotografo cieco. Non a caso Tiresia, perché Tiresia in Grecia era appunto l'indovino, un indovino cieco, e quindi qua il nome è sicuramente interessante. Questo fotografo che, nonostante la sua cecità, continuerà a fare fotografie. Lui era un fotografo che ritraeva soprattutto fotografie di nudo e continuerà così la sua attività. E c'è una frase molto importante che questo Tiresia dice e che viene scritta da Gesualdo Bufalino, ed è questa: la mia Nikon vede per me. È lei, i miei occhi, le mie mani, il mio. Io ad ogni flash che scatto mi riprendo un attimo di sole perduto. Sottraggo un oggetto o un evento al suo destino di perdizione e mentre soggiaccio al tempo gli strappo una preda. Sanziono un decesso ma lo pietrifico in un simulacro immortale. Quindi anche in questo caso, come nelle varie frasi che stiamo vedendo questa sera, delle parole che sono delle parole fondamentali, delle parole chiave per quello che riguarda la fotografia e per quello che è il suo significato. Il simulacro immortale, quello che è la fotografia, che appunto è un ausilio per questo Tiresia. E parlando di fotografi ciechi,
quello che forse è il più famoso di tutti. Si tratta di Eugene Bavkar. Eugene Bavkar nasce in Slovenia, proprio vicino a Gorizia, non troppo lontano, e la sua vita tutt'oggi si divide tra la Slovenia e Parigi. Eugene Bavkar è un fotografo completamente cieco, quindi si può dire quasi è un ossimoro, perché colui che deve utilizzare la vista per fare le fotografie è invece completamente cieco. Lui diventa cieco in un modo particolare, lo diventerà da giovane, a 12 anni, e lui descrive proprio in questo suo libro autobiografico che si intitola Nostalgia della luce, scrive questa frase: un giorno un ramo danneggiò il mio occhio sinistro. Per mesi ho osservato il mondo con un solo occhio, finché un giorno una mina abbandonata danneggiò pure il mio occhio destro. Non sono diventato cieco subito, ma poco a poco è andata avanti per mesi, come se si trattasse di un lungo addio alla luce. Così, nel frangente, ho dovuto catturare rapidamente le cose più belle, le immagini di libri, colori e fenomeni celesti, per portarli con me in un viaggio di non ritorno. Anche qui, questa frase molto poetica ci descrive quello che è successo a quest'autore, che si laurea in filosofia, prenderà un dottorato di ricerca alla Sorbona in estetica, quindi una persona molto colta, una persona che riuscirà poi, grazie alla filosofia anche, un po' a sopravvivere, lo dice lui stesso, a comprendere quello che poteva e doveva fare con la fotografia. In fondo lui dice: dall'oscurità viene poi la luce, no? Dopo la notte comunque ritorna il giorno, e quindi per lui, che vive in questa oscurità perenne, la fotografia è la luce. Queste sono appunto le parole che lui dice. Dice anche un'altra frase molto interessante, e dice: impedire a me di fotografare perché sono cieco significherebbe affermare che le immagini le fa la macchina fotografica. E qui quindi appunto mette in evidenza quanto in realtà sia importante il lavoro del fotografo, e che non è soltanto la macchina fotografica ad essere fondamentale per fare una fotografia. Certo, la macchina fotografica è importante, ma importante è il fotografo che vede, che capisce, che inquadra, che pensa, che ragiona, che propone un progetto. E quindi questo è quello anche che ci dice Eugene Bavkar. Qua fotografa la nipote, appunto, le sue fotografie sono fotografie in bianco e nero, fotografie che sono spesso fatte di notte, fotografie in cui ci sono dei contrasti molto forti. E Eugene Bavkar si servirà dell'infrarosso, si serve della luce e si serve quindi di tutta una serie di elementi per poter ottenere immagini come questa. Anche lui, vi dicevo, e ce lo spiega, ce lo dice, prima di diventare cieco ha visto il mondo, ha visto i colori, quindi lui conosce anche se adesso non vede più. E infatti si aiuta prima di fare le fotografie attraverso il tatto, attraverso i suoni, di nuovo l'udito, anche lui, no? Un po' in maniera sinestetica, perché appunto nella fotografia è importante certamente la forma, la luce, il colore, ma è importante anche la memoria e il riconoscere qualcosa. E quindi Eugene Bavkar, attraverso la memoria e il riconoscimento, riuscirà ad avere forma, luce e colore, quindi contrasto, nelle sue fotografie. Questo autore dice una frase molto importante: visione, cecità, invisibilità. Scoprire il piacere di possedere qualcosa che gli occhi non hanno inquadrato, ma la mente sì. Non considero la fotografia un pezzo di realtà. Sono più vicina a Man Ray. Man Ray, appunto,
fotografo surrealista, artista surrealista, che era uno sperimentatore. Quindi Eugene Bhavkar cosa si sente? Uno sperimentatore, e dice: la cecità fisica non può essere simbolica, c'è la capacità di vedere e il desiderio di vedere. Scatto in rapporto ai rumori, ai profumi e soprattutto in relazione alla mia esperienza della luce. Quando scatto dico sempre: io non ti vedo, ma ti faccio vedere agli altri. Poi scelgo le foto facendomi consigliare da amici con lo sguardo libero. Quindi molte le sue fotografie, e poi quelle che ci propone appunto sono fotografie che sono scelte insieme a Bhavkar, ma appunto da amici, con questo sguardo che è uno sguardo libero. Sono doppie esposizioni, sono esposizioni lunghe, ripeto, spesso in notturna, con l'infrarosso, ma anche con questi giochi di luce, no? Tipo light painting, che mettono in evidenza anche il movimento, e quindi non solo la staticità. Molte delle fotografie di Bhavkar mostrano e propongono il movimento. Questa è appunto una doppia, anzi multipla esposizione. Qua di nuovo la musica, ecco che qua interviene questo, no? Che possiamo vedere con il suono della sveglia, ma anche con il suono dello strumento. E poi ancora questa musica, che era in parte amata e in parte odiata da Bhavkar, perché Bhavkar dice: la musica per chi è cieco, no? Le persone dicono i suoni sono l'unico elemento che il cieco può utilizzare, e quindi per questo Bhavkar dice: io mi servo della musica, ma un po' la odio e un po' la amo, perché anche la vista, questa vista che in realtà io ho e che è dentro di me, è importante, e tutti i ciechi ce l'hanno. Ecco qua ancora un'altra fotografia con uno strumento e con l'evidenza del movimento. Questo è un suo autoritratto invece. Un altro autore completamente cieco è Pat Eckert, e questo autore diventa cieco a causa di un'altra patologia, che invece è la retinite pigmentosa, una malattia degenerativa, anche questa, che colpisce la retina e che porta ad una degenerazione, per cui una perdita della capacità di vedere i colori e poi di vedere completamente, sia di giorno che di notte. Questo autore dice anche lui una frase importante, e dice questo: quello che ottengo scattando foto è l'evento, non l'immagine. Faccio le stampe di grandi dimensioni per far pensare le persone vedenti. Parlare con le persone nelle gallerie crea un ponte tra l'occhio della mia mente e la loro visione del mio lavoro. A volte le persone si rifiutano di credere che io sia cieco. Sono una persona visiva, non riesco proprio a vedere. Quindi quello che è importante è questo l'occhio della sua mente e il fatto che lui fotografa l'evento e non l'immagine. Utilizzerà il light painting, viene molto utilizzato. Qua ho messo una fotografia emblematica di questo light painting a opera di Jean Mili, mentre Pablo Picasso disegna. Quindi attraverso questa tecnica, ecco che questo autore ci propone fotografie come questa. Sono di nuovo fotografie poetiche, fotografie surreali, fotografie simboliche, in cui la luce, in questo caso colorata, crea una nuova realtà, crea un qualche cosa di onirico, di magico, di fantastico, e quindi crea un nuovo mondo. E quindi queste appunto è l'escamotage che questo autore utilizza per fare le sue fotografie. Vediamo qua ancora qualche esempio. Ecco qua. C'è un'altra patologia importante che ha delle conseguenze sulla visione. E questa patologia si chiama prosopagnosia.
La prosopagnosia è l'incapacità di riconoscere i volti. E quindi è un difetto, ha anche delle conseguenze proprio sulla visione. E in questo caso il difetto non è legato all'occhio, ma è legato ad una porzione del cervello che è collegata all'occhio, quindi a una porzione della corteccia visiva che è collegata con la visione. Questa prosopagnosia viene descritta da Oliver Sacks, che abbiamo già incontrato, in questo romanzo, che è l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, proprio perché c'è questa impossibilità da parte di chi ne soffre di riconoscere i volti. E allora c'è un autore che si chiama Chuck Close, che è un pittore iperrealista ma anche un fotografo, che utilizzerà appunto l'autoritratto e anche il ritratto proprio per indagare e per studiare il volto umano. E questo è molto interessante, no? Lui che non riesce a riconoscere i volti, cioè che riconosce certamente gli occhi, il naso, la bocca, ma non riesce ad associarli alle persone, fa questo studio proprio per cercare di superare e di comprendere. Qua appunto lo vediamo in una fotografia del 2019, quindi una fotografia molto recente. Quello dietro è un suo dipinto iperrealista, ma appunto lui si servirà anche della fotografia. Ecco, dipinti iperrealisti che sfoceranno in mosaici colorati. A partire dalla fotografia lui otterrà dipinti come questo, dove proprio ci sono tutta una serie di tasselli colorati, perché lui dice: l'uomo, il volto che per me è così difficile da riconoscere, è molto complesso, e quindi ci propone questa complessità attraverso il mosaico. Se voi pensate, per noi il riconoscimento del volto, per l'uomo il riconoscimento del volto è molto importante, perché osservando un volto noi riusciamo a capire tante cose, riusciamo a capire se chi ci sta di fronte è nei nostri confronti amichevole, è aggressivo, che tipo di atteggiamento ha. E quindi è anche un meccanismo di difesa il riuscire a capire e vedere un volto, tanto che veramente fin da neonati noi impariamo a riconoscere il volto. Il primo volto che riconosciamo è quello della madre, poi tutti gli altri. Se ci pensate, la capacità che noi abbiamo attraverso la pareidolia di riconoscere dei volti e delle forme in forme che sono tutt'altro che dei volti, ma noi riusciamo a riconoscerli come tali. Pensiamo agli emoticon, che con dei pochissimi elementi, con dei puntini e dei trattini, ci permettono di riconoscere una faccina che è sorridente o triste. Quindi il nostro cervello, che oltretutto è definito essere creativo, il nostro cervello utilizza una grandissima quantità di energia per riconoscere i volti. E invece chi soffre di prosopagnosia, questa capacità in qualche modo è mancante di un qualche cosa. E allora ecco qui come Chuck Close, attraverso la fotografia, riesce poi a proporci dei dipinti, con tutta una serie di escamotage che lui usa, a proporci dei dipinti iperrealistici, quindi il più fedeli possibili alla realtà. Ma Chuck Close non usa soltanto la fotografia per poi trasportarla e trasformarla in pittura. Utilizza anche la fotografia proprio come strumento di indagine, soprattutto verso se stesso. E quindi ha incominciato ad un certo punto della sua vita un percorso nel quale si fa moltissime fotografie per andare poi a confrontarle. E in questo caso, nello specifico, usa anche una tecnica neppure troppo facile, perché va ad utilizzare una tecnica antica, che è quella appunto del daguerrotipo. Ma anche
attraverso la Polaroid. Quindi vedete come utilizza diversi tipi di fotografia per andare a indagare se stesso. E poi qua interessante anche questa scelta di scusate, di appunto creare anche in questo caso una sorta di collage, una sorta di mosaico, sempre per andare a definire che il volto è molto complicato. Concludo questa carrellata di personaggi e di diverse patologie con un artista che si chiama Matej Pelyan. Nasce a Postumia nel 1967, quindi comunque un artista giovane, e anche lui, come Eugene Bavkar, all'età di 10 anni, proprio a causa di una mina, perderà un occhio e una mano, l'occhio e la mano destri. E quindi lui sostituirà queste parti che sono per lui mancanti con la macchina fotografica. Si dedicherà a studi di psicologia e questo lo porterà a fotografare soprattutto per appunto capire, per fotografare per il suo lavoro. Uno dei progetti più interessanti e forse più anche poetici, se vogliamo, di questo artista riguarda la rappresentazione creando una messa in scena di un bambino, Luca, un bambino che ha 12 anni e che è affetto da una malattia degenerativa che è la distrofia muscolare. Attraverso questo progetto che si intitola Il piccolo principe, l'autore mette in scena dei giochi, quindi crea un'ambientazione utilizzando degli elementi molto semplici e quindi fa sì che questo bambino che è impossibilitato a muoversi e che non può compiere neppure dei gesti semplici e quotidiani e che non può giocare, ecco che in qualche modo rende possibile attraverso una favola tutto ciò. E quindi qua ho inserito alcune fotografie che proprio descrivono questo piccolo principe mentre gioca in quelli che possono essere tutti i giochi e le attività di un bimbo. Quindi in questa staticità che di fatto è presente, grazie all'utilizzo di questa messa in scena, effettivamente sembra che ci sia del movimento, no? che si crei un movimento, sembra che lui sta veramente lanciando questa palla nel canestro o che sta andando su questo skateboard lungo una discesa con il vento che gli muove la sciarpa, o sta nuotando, guardate i calzini che diventano dei pesci e le palline da ping pong che diventano le bollicine, no? E quello sotto è nient'altro che un telo, un lenzuolo colorato, ma che diventa un mare e che diventa un cielo. E poi qua ancora gli fa salire le scale. Quindi un modo particolare di utilizzare la fotografia proprio per da un lato un'indagine psicologica e dall'altra proprio quasi un aiuto, un supporto ad un bambino che è malato. Quindi in questo percorso che abbiamo fatto questa sera abbiamo visto tante patologie diverse, ma tanti escamotage anche che gli artisti hanno trovato per, come dire, superare questi deficit. In alcuni casi invece abbiamo visto che certe patologie non hanno assolutamente influenzato la fotografia. E quindi con questo io vi ringrazio per l'attenzione e se avete delle domande sono disposta ad ascoltare le vostre richieste. Adesso tolgo la condivisione dello schermo e così sono qua. Eccoci.
Eccoci. Bene. Grazie. Grazie, percorso interessantissimo, ci hai veramente rivelato degli aspetti che credo, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo. Quest'ultimo autore è sorprendente. Sì, sì. Assolutamente, appunto, lui utilizza proprio questa fotografia proprio perché lui sa che cosa vuol dire avere magari un deficit fisico e quindi utilizza la fotografia proprio in aiuto anche degli altri, no? E quindi questo è molto importante. Esatto. La cosa bella e interessante, secondo me, è come alcuni di questi fotografi, McCallin, sì, mi sembra, che sembra quasi il suo difetto, il suo vantaggio, è quello di non voler far vedere. Nel momento in cui tu hai detto documentare la guerra e non far vedere il sangue, quindi utilizzando la fotografia in bianco e nero, comunque è una salvezza per lo spettatore. È un po', certo, mi fa pensare anche alla scelta stilistica di Letizia Battaglia quando documentava i delitti di mafia, e la sua scelta del bianco e nero in effetti era proprio dettata da questo. Certo, certo, sicuramente, sicuramente le fotografie in bianco e nero sono comunque drammatiche perché ci mostrano comunque gli orrori, però certamente il non vedere forse, no, il rosso del sangue un po' forse, non so se azzardare di dire che attenua comunque un po' la nostra risposta psicologica, no? Perché certamente, ecco, questo sì, e quindi sì, diventa un vantaggio. Diciamo che questi autori, ma poi sia in pittura che in fotografia, no? Sempre, gli autori riescono a trarre vantaggio da quelli che sono i loro difetti, quindi diventa proprio anche un insegnamento. È quello, esatto, che loro ci propongono. Sì. Questo percorso in realtà so che fa parte di uno molto più ampio, sì, che è malattia d'autore. Quindi questa è proprio una pillola che fa parte in realtà di 7 lezioni. Sono 7 incontri e appunto questo è uno dei 7. Ecco, io ho estrapolato appunto per proporlo a voi, però è un percorso molto più ampio che fa vedere come effettivamente nell'arte in generale, fotografia compresa, gli autori riescano a portare a loro vantaggio quello che noi chiamiamo un difetto. E poi possono essere appunto patologie più o meno gravi, quindi abbiamo visto un Eugene Babkar che è completamente non vedente, invece un Niepce che invece era semplicemente miope, insomma, lo siamo in tantissimi, ecco, quindi... Esatto. Una frase bellissima di Babkar che parla proprio del silenzio infinito della fotografia, che per un non vedente è ancora più infinito. Questa è una cosa potentissima, secondo me. Babkar è un grandissimo autore, una grandissima persona. E lui appunto ha degli studi di filosofia e quindi questi studi di filosofia certamente lo aiutano nel riuscire a descrivere anche a parole quelle che sono le sensazioni e quello che lui poi sente e prova e pensa della fotografia. C'è un'intervista molto, molto interessante che lui ha rilasciato, che è veramente, non è un'intervista, è una poesia, veramente, perché ogni parola che lui dice è un qualche cosa di profondissimo sul quale meditare. Lui appunto che dice: io sono, vivo nella notte perché io vivo nell'oscurità, ma appunto, come ho anche menzionato prima, dopo la notte viene il giorno. E comunque poi lui dice anche: quando si lavora in camera oscura, no? La fotografia, lavoriamo in camera oscura e siamo nel buio, ma poi da questo buio emerge qualche cosa, quindi dal buio nasce sempre qualche cosa. E appunto la carta sensibilizzata dalla luce, anche lì, no? E quindi tutto questo veramente credo che lui riesca a dirlo proprio grazie ai suoi studi di filosofia.
materia che sicuramente apre la mente, materia che sicuramente aiuta tanto nel ragionamento e poi nelle, anche l'utilizzo delle parole. Quindi un abbinamento. I due signori qua sopra che fanno camera oscura tutti e due, quindi potranno sicuramente confermare la bellezza dello stare al buio, insomma. È qualcosa di magico. Assolutamente. Io avevo una considerazione da fare su quanto hai detto. Io dico che la fotografia fin da sempre, da subito, da quando è nata, è stata utilizzata come uno strumento per amplificare le capacità di visione umana, cioè, dico, sia in campo scientifico che poi in campo artistico. Basti pensare alla fotografia ai raggi X, all'infrarosso, all'ultravioletto, come abbiamo già mostrato, ma anche alla macrofotografia, ingrandimenti estremi della fotografia, tempi lunghissimi di esposizione, ma anche tempi rapidissimi di esposizione, penso alla strobofotografia di Muybridge e anche altre, che sono poi tutte tecniche, tecnicismi. Cioè, ma invece questa sera ci è mostrato come non pochi fotografi sono andati oltre a un mero utilizzo di quella che è la tecnica che un mezzo fotografico ci dà a disposizione, ma per rimpossessarsi di una visione compromessa o limitata, e ne hanno fatto anche uno strumento di indagine personale, ma non solo, anche uno strumento di indagine su cosa sia veramente la realtà, di cosa si debba intendere per realtà, che è la percezione che abbiamo noi del mondo con i nostri sensi, quindi chi ha dei sensi diversi dai nostri, che si trova a sviluppare in maniera diversa altri sensi e ad usarli in modo, diciamo, anche creativo, non solo per mera sopravvivenza. Quindi, diciamo, questo è stato molto interessante questo che grazie, che mi fa, mi fa piacere. No, sai, i sensi, la percezione è molto interessante da studiare ed è molto, molto particolare, no? Perché noi attraverso i sensi, attraverso la percezione, viviamo nel mondo e riusciamo a interagire con il mondo. Però appunto quando uno dei nostri sensi, qualsiasi, in questo caso stasera abbiamo visto la vista perché con la fotografia, diciamo, il collegamento più diretto è questo. Però comunque qualunque nostro senso, quando viene alterato, appunto ci cambia quella che è la nostra relazione con il mondo circostante. E quindi appunto questo è interessante, non è scontato, perché tante volte non ci si pensa a questo, no? Però questo è veramente molto importante. Cioè, qualche commento che arriva è l'ultimo di Stefano Rami. C'era una domanda spontanea, banalissima, sì. Ma un fotografo totalmente cieco, come fa a mettere allora, a fuoco? Diciamo, ci hai mostrato immagini. Allora, Eugene Bacar, non l'ho detto, scusate, è stata una mancanza, usa l'autofocus. No, diciamo... Lui appunto lo dichiara, dice io uso l'autofocus, dopodiché utilizzo anche tanto il tatto, cioè prima di fare comunque una fotografia e cerco di capire quello che è l'ambiente, se è una persona comunque cerco appunto di capire come è fatta, dove è posizionata, quello che è l'ambiente, dopodiché appunto faccio la fotografia. Alcune fotografie saranno ben inquadrate, altre mal inquadrate, questo succede anche a noi che ci vediamo bene, quindi insomma no, è una cosa normalissima. Dopodiché lui dice anche mi faccio aiutare comunque nella scelta di alcune delle fotografie. Però ecco, lui dichiara di utilizzare l'autofocus e in questo modo ecco, supplisce al problema. E poi non ci dobbiamo dimenticare invece, al di là del fuoco, come abbiamo detto prima, dell'importanza della memoria e del conoscere le cose. Eugene Bacar diventa cieco a 12 anni, quindi come
anche lui dichiara in quella sua bellissima frase, molto più bella di quelle che possono essere le mie parole, lui ha imparato a vedere i colori, conosce come è fatto un albero, conosce come sono fatte le cose intorno a lui, e quindi questo è certamente di aiuto. Sicuramente più difficile è per chi nasce completamente cieco ed è completamente cieco dalla nascita, perché allora non ha questa memoria, non ha la capacità di riconoscere un qualche cosa perché non lo conosce, e allora questo crea delle limitazioni sicuramente aggiuntive, no? Perché ovviamente non riesce ad aiutarsi con questo, e quindi questo è un altro aspetto molto importante. Esatto, dicevo prima che mi piaceva questa considerazione di Stefano Rani, che dice: si può dire che questi fotografi hanno fotografato non quello che c'era, ma quello che loro vedevano. Quindi un po' quello che è rimasto in memoria, in realtà. Certo. È proprio vero. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Infatti, comunque, molte delle, appunto, di queste fotografie delle persone completamente cieche sono comunque, no, oniriche, comunque un pochino hanno questa particolarità, comunque non sono fotografie documentali, comunque, ecco, hanno un aspetto diverso. Beh, comunque questa diciamo trasformazione della scienza nell'arte è un passaggio continuo. Probabilmente anche i tuoi studi hanno influenzato questa tua percezione, insomma, anche il fatto di, come dici tu, di ritenere che la cultura umanistico, storico-umanistico, artistico-umanistico vada di pari passo con quella scientifico-tecnologica, perché comunque tutte sono sempre strettamente legate tra di loro, e quindi è stato veramente un percorso interessantissimo dal punto di vista scientifico, per pillole, in pillole chiaramente, rapportate a quello che stiamo facendo qua, che è fotografia, che è arte, quindi davvero grazie per questa passeggiata, insomma, è stata veramente gradevole. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi. Vedo che hanno chiesto dove ti si può seguire. Monica ha una pagina Facebook molto attiva, ogni giorno ci delizia con perle interessantissime, e tiene lezioni chiaramente in questo momento online, sì, di storia dell'arte e della fotografia, quindi seguitela tranquillamente, e poi per noi sarà sempre un piacere la prossima occasione riaverti più che volentieri. Grazie infinite per l'opportunità che mi avete dato di raccontare qualche cosa di quelli che sono i miei studi, ecco, fondamentalmente, poi, e la mia passione, perché comunque quella in primis. Esatto. È quella che ci porta qua tutti alla fine, hai avuto un pubblico folto. Assolutamente. Siamo contenti, grazie davvero. Grazie infinite, e buonanotte. Diremmo di sì, più o meno. A questo punto sì, adesso la chiudiamo, diamo solo appuntamento domani sera, che ci troveremo ancora per una conferenza sui Apriamo i corti con Roberto Puato, direttore del DIAF, e augurandovi la buonanotte a tutti, ringrazio Monica per la bellissima serata illuminante malgrado la cecità, e quindi per me buonanotte a tutti, possiamo anche chiudere. Grazie dell'invito e grazie che ci ha seguiti. Grazie. Grazie, alla prossima. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti.